Emergenza coronavirus, buonasera, chi parla? Buonasera, Rocco Paria, hai cambiato un medico? Settimana c'è un medico Sì, noi ci alterniamo ogni tanto, sì, io sono qui qua. da 20 giorni circa. Buonasera. Ah, da poco, allora scusate, non mi conoscete, io sono Rocco Paria, di San Giovanni in Fiore. Buonasera, alla Panna e Pallapalla, siamo che ero candidato a sindaco io, a San Giovanni Pallapalla e Contorni, capito che voglio dire, dottor? Ma questa è proprio Io era l'emergenza coronavirus. Eh sì, l'emergenza economica, sì, apposta hai chiamato. No, sono rimasto una picche cuscina perché se questa è un'altra voce, forse un dottore che l'altro sta buono. No, no, noi ci Invece alterniamo, ogni 3 mesi no. cambia il medico e ci trasferiscono e ci spostano in un'altra località. Mi dica, come posso Hai aiutarla? capito. Dottore, mi fa piacere tanto. Se avete, io siccome sono candidato a sindaco a Pallapalla, no? A San Giovanni in Fiore, come stava dicendo. Se avete qualcuno parente, qualcuno che conoscete le parti nostre, se ne potete favorire, però non è questa l'intenzione della chiamata, la Anche perché telefonata. questo è un numero per le emergenze, quindi per Sì. le emergenze sanitarie però, non Sanitario, pallapalli. sì. No, io vorrei sapere Sì. se la cosa, a mascherella. Per casa Antella faccio una cosa, non credo che ci sia, pure fuori non avete la mascherella. Sì, lei ha un modo di parlare un po' colorito, io ho difficoltà a capirla. Quindi lei vuole sapere se la mascherina deve essere portata anche all'aperto? E questa è la domanda? Non siete qua forse, parlate No, io non italiano. sono di qua. No, io parlo italiano, sì, non sono di qua, ma parlo italiano. No, se parlate italiano non avete capito, mio, dottor, scusate, non è che non voglio, però che cincia di una cosa con un'altra. Comunque va bene, Diciamo, forse ho capito, mi dica. voi non avete capito, allora, se siete italiano pure. Sentite una cosa, vorrei sapere se uno esce di fuori, parca ad Antella, ha detto che non è mica la mascherella. Sì, allora, Sì, l'ordinanza, da quello che abbiamo capito anche noi, perché abbiamo anche difficoltà a interpretarla correttamente, è praticamente quando si esce all'aperto e non c'è la distanza sociale prevista di 1 metro, 1 metro e mezzo, bisogna portare la mascherina. Oi Maru, cosa abbia detto io? Caccia desere, se c'è la distanza, la mascherella non la mi mettere. Cretino, devi mettere comunque la mascherina, ha detto la Santella. Io non Chi lo so, è questa dottore, come persona che parla mia, così? scusate, mia moglie, Marusca si chiama in russa lei. Non è italiana, Illa, anche lei non è illa, italiana, vero? no, io sono italiano, San Giovanni, San Giovanni, No, sono siccome mi italiano. ha detto che io non sono italiano, quindi anche sua moglie mi pare che non sia italiana. No, Ila sicuramente è russa, è di Mosca. Claro. Ah, bene, bene, bene. È una guerra questa moglie russa, insomma, è una faruna, un levato, comunque, vabbè, lasciamo stare. Io Però lei non ha voglio seguito il proverbio che dice moglie buoi dei paesi tuoi. che se lo sapia, che se lo sapia prima io non mi apriavo, no, ma trovo a De San Giovanni. È un proverbio molto antico che dice moglie buoi dei Che paesi buono. tuoi, altrimenti Io i buoi ce li ho due nei pieni buoi, però non so se sono sono ancora locali, qui. non lo so. Non so se sono di qua, non è che non tenga una cosa un Una carta certificato. d'identità. No, no. Comunque, vabbè, io fa niente. Allora, quindi se c'è la distanza, la mascherella niente. Quindi lei in pratica deve portarla sempre con sé se esce. Se poi si rende conto, se esce fuori all'aperto, se poi si rende conto che non c'è una distanza sufficiente per salvaguardare la sua salute, deve mettersi la mascherina. Io in ogni caso, se le va in luoghi affollati, le conviene sempre e comunque avere la mascherina con sé e portarla, indossarla. Avere sempre la mascherella è buono che te la possa dire, hai capito? Certo, se lei va nei No, boschi siccome o se va in un luogo aperto, dove non c'è nessuno, nel deserto dove non c'è nessuno, è chiaro che non non occorre. c'è bisogno, ah, ovvero, ma noi ma una cazzo di vitica, come gli ma scusate, una vitica, perché oggi siccome mangiato una piccola pizza di te, Sì. che hai fatto carne e porco costine e porco costicelle a Buone, tavola, no? buonissime, buonissime. Cosa tizia e ossa, hai E fatto là. un succo che è venuto un capolavoramento proprio. E Leggero. allora,
legge lo cazzo, cioè, mi sentivo come un chiumo, mi mangiato forse 200 grammi di pasta, pure, la carne, l'osso e le cose, poi una bottiglia di vino c'è arrivata pure, quindi capito. Secondo me tutto questo lo digerirà Natale prossimo, credo. Speriamo di no, come c'è lo sballottaggio e siccome ho scritto pure all'avvocato che a me mi ha raccomandato non muove con le elezioni a San Giovanni, ho riuscito anche una volta, una figura in merda. Non sono informato, guarda, non sono informato. Ma vabbè, no, poi vi mando un fax magari per capire. Senti te. E allora stava dicendo che si è asciutto per gli fare camminare vicino al luogo. Cosa, e Marusca tutto stamattina dice mentre la mascarella Casantella ha detto che doveva vincere e il signor Tosuro se troppo si passava non c'era nulla fuori con la mascarella mi ci stava a pochino quindi se c'è nulla la mascarella le mentre ci vuole un po' di buon senso cretino come allora, sua moglie essendo probabilmente dei paesi dell'est ha una mentalità un po' rigida, allora ci vuole un minimo di elasticità, diciamo. Quindi. No, ce ne sono due elastiche alla mascherina. Certo. No, una per l'ambica la narice e l'altra per l'altro, se ne ho una parte solo l'elasticità precaria della mascherella. No, io mi riferivo all'elasticità mentale, cioè le cose vanno anche un po' interpretate. Quando... Mentale se uno ce la vuole tenere sotto il mento. Guardi, lei ha ragione, lei perfettamente, lei in effetti ha una sua logica molto molto stringente e quindi. Allora, vediamo se riesco a esprimermi meglio. Allora, sì. Bisogna anche un po' interpretare quelli che sono i decreti, nel senso che il governatore della Calabria, la Santelli, ha detto che nel caso in cui non c'è la possibilità di avere una distanza corretta, bisogna mettere la mascherina. Quindi se lei va a passeggiare in un luogo dove non c'è nessuno, non c'è bisogno della mascherina. Dottor, scusate, potete ripetere sul fatto che mentre il vivo voccio e ci faccio sentire a mia moglie perché se no ricca il nonica se vuole la mascherella a forza. Ma che sentire, cretino? La Santella ha detto che mettere mascherina anche fuori. Dottor, per piacere. Allora, signora. Ripetete, un attimo. Sì. Siamo in cielo bottone, ecco, dite. Allora, mia cara signora, bisogna interpretare un attimo il decreto, perché bisogna anche capire che questo decreto vale, e quindi questa restrizione di dover usare la mascherina vale se si è in vicinanza di altre persone, ma se non c'è nessuno, voglio dire, è che si inquina l'aria. Quindi bisogna... Dottore, buonasera, sono buonasera. Marusca. Signora, buonasera. Buonasera dottore, io ho letto su internet tutti i giornali online, dice mascherina anche aperto. All'aperto si avvicina a qualcuno, si si sube con una cassa e gli anna che si vende. Stai zitto, cretino. Scusate, posso dottore. Un attimo? Allora signora, io sono diciamo, la persona che interessata a gestire l'emergenza per quanto riguarda il coronavirus in questa zona. Quindi le posso garantire che quello che io le dico è corretto. Quindi... La mascherina va utilizzata all'aperto solo se si è in presenza di altre persone. Ok? Se non c'è nessuno, non serve. Va bene, grazie dottore. Prego grazie. Signora, è stato un piacere. Faccio mio marito. Sì, grazie. Grazie. Questo più cretino di te. Faccio tutto con esempi. Dottore. Complimenti per la sua signora, è un bel tipino mi pare. È molto burpigna. Mamma mia, non è invidio io, eh? Ah, dottor, che coce di pipe che ho trovato, un mulierone. Non è invidio proprio, un bel tipino proprio, un bel caratterino tranquillo. Complimenti. Se volete venire a trovare la faccio canuccia. Per carità. Vabbè, dottor, quindi se io esco su, non c'è nulla, la mascherella... Esatto, lei se la tiene con sé però non la usa. Se dovesse avvicinarsi qualcuno mentre lei sta passeggiando e questo qualcuno si avvicina a meno di un metro, allora lei immediatamente mette la mascherina. Mette la mascherina, una volta mi apri così. E sentite, dottor, voi pensate che potuto fare con un lockdown un'altra volta? Guardi, questo speriamo di no perché sarebbe un problema molto serio. No, però se tutti osserviamo quello che ci consigliano gli esperti, sicuramente riusciremo a evitare questo problema. No, mo stavo a dimandare perché mo avete sentito, giusto
Io non mi questo aiuto, pensavo. mia moglie, no? Comunque ci sta in casa a curare. Lei com'è sopravvissuta al primo lockdown con sua moglie qui? Mamma mia, ne parliamo, dottore. Cicci Camasentari, Camasentari, ne parliamo che quello che ho passato tutti i mesi alla casa Corilla. Meglio la galera, secondo me. Mamma mia, ma ci voglio, meglio un cavero. Prima la compagnia forse è più tranquilla. Mamma mia, mi va scarsa per giorni, mi ha fatto che anche io, ma ne parliamo. Dottor, mi ha fatto piacere che avevi conosciuto, dottor. E sentite, io se c'era l'altro dottor, che io quando chiamava io parlavamo sempre, quando mi serviva anche una cosa, mi chiamava se mi posso chiamare, cinque una volta. Guardi, se non siamo in una situazione di emergenza, lei mi può chiamare, io sono a sua disposizione per spiegarle eventualmente nuovi sviluppi di questo decreto. Sviluppo? Va bene, dottor, vi ricordo io 4 o 5 6 volte a San Giovanni. Se conoscete qualcuno e me potete favorire, io sono ricordato, segnatevillo, Rocco Doria, il sindaco più migliore che ci sia, segnatevillo. Me lo sono scritto, va bene, d'accordo. Ah, ascolti, auguri per sua moglie. Grazie, dottore, arrivederci. Me la saluti tanto, Grazie, se volete venire a pigliare, venite a pigliare. Arrivederci. Arrivederci, buonasera. Arrivederci.